Buonasera, sì, io sono qui ormai in veste di presidente della Giovanile Centallo. Dopo la presidenza di Giampaolo Olivero, 11 anni, dopo la presidenza di Stefano Pellissero, altri 7 anni, diciamo che c'è questo avvicendamento che è proposto anche dal presidente Pellissero. Diciamo, ho accettato questa presidenza. Soprattutto per il fatto perché conosco la squadra dei dirigenti della Giovanile Centallo e quindi è proprio l'affidabilità delle persone che mi ha fatto decidere per accettare questo ruolo. Giovanile Centallo è tanto calcio perché abbiamo 14 squadre di calcio, 14 squadre che si allenano. Che poi vanno a giocare sui campi da calcio sabato e la domenica. Ma non è solo calcio, perché abbiamo anche la gestione di palestre, di palla CRF e di altri impianti, quindi è già una bella azienda la Giovanile Centallo Calcio. Quindi tutto questo riusciamo a portarlo avanti grazie appunto al fatto che siamo 12 dirigenti. Tutti che per la loro parte danno una grossa mano e questo fa sì che la mole di lavoro 365 giorni all'anno viene poi portata a termine. Cerchiamo, diciamo, Giovanile Centallo che è partita veramente dal basso, da alcune squadre giovanili, è arrivato adesso ad essere una realtà importante con tante squadre, con una squadra in eccellenza, con una squadra in Serie B di calcetto, con le squadre ai regionali, juniores, allievi, giovanissimi, e un settore giovanile importante. Quello che vogliamo fare è potenziare il settore giovanile. Diciamo, nello statuto, ed è sempre stato rimarcato anche dai soci fondatori, la realtà importante dove dobbiamo appunto investire è sempre nei giovani e nel settore giovanile. Quindi questo è il punto fermo. Poi cerchiamo di mantenere le squadre nelle posizioni in cui sono, cosa non facile perché sono tutte a un livello importante e poi vedremo. Il futuro ci dirà cosa potremo fare, dove potremo arrivare.